tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video della Lucky Sfida. Oggi siamo nello speciale di Halloween. Metano, ma se lo speciale di Halloween perché esce qualche giorno prima? Beh, ovviamente ragazzi, io pubblico i video quando capita, cioè tutto totalmente a caso, e quindi è giusto così. Detto questo, come al solito, versione 1.8, perché lo speciale non può che essere in versione 1.8. Ho deciso di prendere non tutti i Lucky Block, anche se negli speciali in genere prendo tutti i Lucky Block, ma delle cose un pochettino diverse. Intanto ne ho presi più del solito, se vedete, perché appunto il boss di oggi sarà abbastanza difficile. E soprattutto ho cercato di non prendere cose che non c'entravano un cavolo. Cioè ragazzi, Halloween, figa, ho preso gli Astral, i Lucky Block della notte, gli Spirali e i Delta, quelli un pochettino più strani, e poi quelli della notte perché ovviamente ci sta tantissimo. Ho evitato quelli troppo colorati perché insomma non mi ispiravano molto per questo speciale appunto. Comincio da quelli a Spirale. Spero ovviamente esca subito qualcosa di buono. Ok, delle scarpettine di protezione, hanno protection 3, però fanno mezzo di scudo, diciamo. Per il resto, boh, non mi sembrano un granché. Ok, in effetti funziona. Flame Sprint, quando corro da fuoco da fuoco dove cammino. Ok, servisse tra l'altro una roba simile, che era un drop di un boss passato. Era una cosa abbastanza figa, però sinceramente non ne vedo l'utilizzo. Comunque, allora, qui ho trovato Candyland, penso sia una struttura che spawnerà. Ok, ha modificato tutto il bioma. No, vabbè, ormai lo apro. E quindi, boh, nulla di spettacolare. Cioè, no, 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 cos'è? Vabbè, ma... Bro, ma che cos'è? È tipo un mini ghast, cos'è? Ma non posso affrontarlo, non ho nulla per affrontarlo io. Butto le cose qui, vediamo. E vabbè. Almeno se corro li brucio tutti, guardate. Che modo ignorante per uccidere i nemici, però. E così do fuoco a tutto. Forse queste scarpettine qui non sono proprio il massimo, eh. E ci crepo anche. No, in effetti se mi metto a correre sul ponte... Facciamo che le levo, tanto si stanno anche consumando subito. Tra l'altro ho trovato pure questa roba qui che dovrebbe essere una tenda. Vediamo un attimo. Sì, un accampamento, un pezzettino di una tenda, sì. C'è qualcosa dentro? No, vuoto. Vabbè ragazzi, questi devo dire che fanno veramente schifo. Ci sto trovando boss, cioè troiai, cose esplosive. Ragazzi, ma che schifo sono questi a spirale, veramente. Cioè... La cosa più meno che ho trovato praticamente sulle ragnatele. E Bob, vabbè, Bob è bellissimo. Che tra l'altro Bob, seriamente, sarebbe anche buono che se potessi affrontarlo. Però purtroppo non ho nulla. Cioè, guardate, continua a esplodere tutto. Fanno schifo, ma sono sfortunato. No, fortuna zero. Non sono nemmeno sfortunati. Ok, ho trovato però la spada più forte, ragazzi. Quella che c'era anche nell'ultimo episodio. E quindi, per questa cosa sono abbastanza soddisfatto. Però cavolo, tutte cose sfortunate tranne questa. E ora c'è Bob che... Ah, è morto. Ok, pensavo durasse molto molto di più e invece è subito crepato. Vabbè, finisco di aprirli. Questo non posso prenderlo. Per ora. Qua schifezze. Ok, pezzi d'armatura me li metto perché comunque non si sa mai cosa potrei incontrare ora. Eccolo qui, un lezzissimo. E tra l'altro ragazzi, questi qui sembrano schifosi ma magari hanno delle cose pure buone. Tranne lui perché cioè, cos'è sta roba? No, no, assolutamente nulla di buono. Quindi ultimi due a raffica e ci sono le schifezze dentro. Tranne questo che... Ah, ok, ok. Questa qui era roba, diciamo, interessante. Lucky Block normali. Perfetto, prendo tutto. 11 normali, ragazzi, a questo punto apriamoli. A raffica anche questi qui, tanto non penso ci sia molto tempo da perdere. Vediamo il villager. Il villager è buono, mi dà la Lucky Potion, quindi è da salvare. Oh, ok, no, non voglio ucciderti. Ok. Ce la faccio? Sì, perfetto. Spingiamolo qui. Ok, ok. Così almeno non ci crepa. Perché quello lì potrebbe veramente essere buono per il futuro. Detto questo, no, 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 te, no, te, no, te, no, te, no, che mi rallenti, te, no, che mi rallenti. Canni, canni, attaccatelo. Aio. No, ho visto che andava verso l'acqua. No. Nell'acqua, no. Non andare nell'acqua. Non andare nell'acqua. Ci è andato. E mannaggia a lui. E mo' è immortale sto coso. Ok, no. No, no, scherzavo, perfetto. E vabbè, sono qui e finisco di aprirli qua, i Lucky Block. Non so che dire. Insomma, finire. Sicuramente ci creperò prima, eh. Comunque, vediamo, questi qui sono i Delta normali. Che intanto si sdoppiano. Ok, vediamo qua cosa c'è di buono. Questa armatura qui non sembra meglio, però la prendo lo stesso. Una spada nera. Ok, è quella che dà Wither Effect, quindi è interessante. Tra l'altro mi ha dato tantissimi Lucky Block divisi, non capisco il perché. Tipo questo è un Lucky Block Delta. Ok, che fa più schifo dell'armatura che ho io. Poi un Lucky Block normale con un arco. Vabbè, l'arco si prende. Fortuna zero. Però comunque lo possiamo potenziare. E questo qui che ha una scritta strana, però... No! Cioè...
Tra l'altro sono caduto nella pozza di lava. Perché c'era, cioè, questa qui è la trappola, però c'era veramente la pozza di lava. Che tristezza. E non ci crepo nemmeno. No, ragazzi, ho rigenerazione a 10.000. Vabbè, comincio a levarmi un po' d'armatura, ho capito. Se no non ci crepo più qua. Cioè, non ne ho aperti nemmeno la metà dei Lucky Block. Nonostante ne abbia aperti tantissimi, perché ovviamente ne ho aperti tantissimi, però cavolo, continua a darmene sempre di più. Cioè, basta. Non ne voglio così tanti, non ci faccio nulla. Cos'è sta roba qui? Cioè, no, no, no. Un altro di qua. Cos'è questo? Un blocco? Grazie, ma no, perché? Ce ne ho troppi. Questi qui, ragazzi, mi si sdoppiano. La spada, tra l'altro, questa qui che ho trovato ora dovrebbe essere anche buona. Queste armature qui sembrano uguali, boh. Mentre il cappellino, penso sia meglio questo. Comunque, in effetti devo ancora vedere la spada. Una torcia e basta, quella lì, ok, una lanterna. E un'accetta, l'accetta si guarda. Ma nulla di che. Mentre la spada fa 12 di danno, però questa spada qui mi dà, ecco, mi rallenta o slowness 2. Rigenerazione non so perché, ragazzi, ce l'avevo anche prima, non so da dove venga fuori. E però su questa qui fa 12-25 sharpness e tutte le cose così, quindi quella che ho io è molto meglio di quest'altra che ho appena trovato, quindi la andrò a sacrificare buttandola qui. E ovviamente esplode tutto e ci crepo. Basta. Tra l'altro veramente vorrei trovare qualcosa come un piccone per raccattare i blocchi di diamante. Però nulla, piccone niente. Ok, questo qui da pozione 3. È come quella che è da Wither, cioè la prendo perché Poison è molto buona, soprattutto Poison 3, cioè dovrebbe essere OP se non sbaglio. Comunque vediamo se perlomeno quella è... Oh, quella smeraldo, ragazzi, è potentissima. Ci sta, ci sta. Quindi sono praticamente come se fossi full diamond per il gioco. Tanta, tanta roba. E sbam, diamanti. Ok, questa ci voleva proprio. Già che ci sono, prendo anche l'oro, ragazzi. Perché il boss di oggi servono assolutamente le mele d'oro per sconfiggerlo. Perché se no è un casino, fidatevi. Io soprattutto spero di trovarle, perché se no è un po' un bordello, via. E un altro di questi. Vabbè, buttiamoci dentro questo e scappiamo subito, perfetto. Quindi io sarei quasi tentato ad andare qui e comprare subito le cose, però... Ok, diciamo che siccome non sono molto ricco, per il momento compro una pozione. Non voglio comprare armature e altre cose perché comunque la spada ce l'ho, l'armatura ce l'ho, insomma più o meno ho tutto, quindi diciamo mi interessa soprattutto della pozione. Ora apro quelli della notte, Night Sword, ok, vediamo. 14 di danno, cavolo, tengo anche questa per il momento nell'inventario perché devo scegliere bene, dopo devo scegliere bene perché sembra parecchio interessante, cioè il danno è molto molto alto. Qua blocco d'oro, ok. Cos'è? Oh mio Dio, no 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 no. No, 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 no. Perché capitano queste cose? Cani, spawnate per una volta! Spawnate, cani! Ok, perfetto. Mi servono i cani in queste situazioni qui. Non posso combattere senza. Tra l'altro, no, fanno. Vabbè, mi uccidono. Sì. È impossibile. Qua sono costretto a resettare i mob perché non è fattibile. Allora, perfetto. Non c'è più nessuno e posso continuare ad aprire. Allora, qua ci sono mucche al contrario. Una pozione che, ragazzi, ho l'inventario strapieno, non ci capisco più nulla. La pozione della sta... No, no, secondo me mi immobilizza tipo in modo brutale proprio. Questa cosa qui mai vista prima, però è soltanto un blocco d'oro alla fine, nulla di che. E oh mio Dio, no. Io ho paura di queste cose qui perché quelli della notte non ne ho mai aperti tantissimi, quindi non so cosa aspettarmi. Cos'è sta roba? What? Cos'è? E che? Night Block, ok. E qua c'è un altro, ma non l'aveva aperto questo. Questo è buono, però cavolo. Mi serve il piccone. Dai, altri 9 di questi. Sì, questi qui della notte sono meglio di quelli in diamante. Molto meglio, tra l'altro, perché hanno protezione 4, mentre questi altri avevano protezione 1. Quindi vediamo. Oh mio Dio. No, tutti i villager che si sono trasformati. Queste qua, se le streghe bilanciano qualcosa, subito crepo instant. Madonna, ma sono tipo troppe. No, questo è finto, secondo me. E invece no. Vediamo. No, ok. No, ragazzi, leggete come si chiama. Vabbè, che cosa ignorante. Comunque le streghe mi stanno inseguendo. E io qui sono un po' incasinato. La spada indistruttibile, la 16 di danno. Questa mi è nuova. Creeperino, creeperino. Ok, cani, fate qualcosa, vi prego. No, devo creparci anche qui, mi sa. Con mezzo cuore e molta ignoranza si va via. Sperando di non crepare. Le pozioni, tanto quelle lì sono brutte sicuramente. Un blocco di... Cioè, non un blocco, un pezzettino di coso lì, d'oro. E... Non ci ho voglia di scavare questa roba. Quindi, in effetti, ho pure la spada da 16 di danno. Che in questo punto, cioè a questo punto, metto direttamente quella da 16. Tanto è indistruttibile. Proviamola un pochettino. Beh, le streghe hanno molta vita, in effetti. Però, sì, funziona bene, funziona bene. Quindi, mi mancano soltanto questi 20 qua. Che sono appunto gli Astral. E non lo so a questo punto cosa pensare. Allora, questo è un libro buono. Protection, Feather Falling. Sì, cavolo, è molto buono. Però, ecco, se non sbaglio, va messo per forza alle scarpette. Perché ha Feather Falling.
Quindi non posso incantarci tipo, ecco, questo pezzo qua. E invece sì, beh, gli dà soltanto protection. Beh, nemmeno le scarpettine sono incantate in effetti. Quindi probabilmente lo dovete mettere sulle scarpettine e chi se ne frega. Mi mancano i livelli però, purtroppo. Ok, ciao mucca. Qualcuno si è offerto per darmi dei livelli per caso? Mi sembra di aver capito questo a me. Ma così non ce la farò mai. Non mi danno nulla di esperienza. E vabbè, niente. Apro questi, spero... zio. Zio no. Non ho nemmeno nulla da tirarci. Va bene, mi allontano e basta. Comunque, sta finendo. Spero di trovare un po' di esperienza qui. O perlomeno... No, 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 coniglietti, coniglietti. Schifosi. State lontani. Che salti. Madonna, sono killer questi coniglietti, veramente. Sono impazziti. Mi pigliano sempre gli infarti. Allora, questa va piazzata e poi aperta. Ma gli stick li prendo. Potrebbero essere utili per craftare qualcosa dopo, però vabbè, un'altra ancora. Cioè, collezione ci devo fare. Ok, e un'altra ancora, niente. Ma che cavolo? Ma sul serio, tutte così sono? Cioè, ora, un'altra... Ragazzi, una meme. Cioè, le apro tutte e sono così ora, veramente, io non ho parole. Questo potrebbe essermi utile perché se non sbaglio mi aiuta, appunto. Una doppia chest con delle schifezze dentro. Questo, se non sbaglio, è buono. Facciamo un attimo il confronto. No, è uguale, identico a livello di armatura, appunto. Però guardate, questo qui ha pure protection 3, mentre l'altro non ha incantamenti, quindi assolutamente meglio. Questo qui che ho appena trovato. E... ok, morto. Subito così. Mamma. Sono infiniti questi Lucky Block. Non ne posso più, veramente. Basta, basta. 4, dai, 3. Li apro tutti così. Cos'è successo? Cos'è sta roba? Ah, già, sì, devo metterci. Ma dov'è il pulsante? Eccolo qui. E perché cadono blocchi a caso? What? Ok, posso eliminarlo lui. Devo far spawnare i cani. Ma a parte sono messo. È vero, sono messo benissimo d'armatura io. Lui non è che mi faccia poi tutto questo danno. Allora, devo semplicemente spawnare i cani. L'ho appena uccisi. No, 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 non mi devo uccidere, non mi devo uccidere. Mi ha ucciso. Però c'è ancora, perfetto. Almeno non è despawnato. Così posso ancora recuperare le cose. Dai, cane, bravo, attaccalo. Dai, che lo stiamo distruggendo. No, ma scappa. Allora, gli do veleno. Ok. Eppure Wither. Così proprio non ce la può fare. Ma è immortale. Ci credo che non riuscivo mai a ucciderlo. È immortale sto coso. Ok. Ce l'abbiamo fatta. E cosa ha dato? Nulla. Cioè, tantissima vita per nulla. Perché? E poi ci sono le stelline che... vabbè, le potrei anche prendere. Anzi, un pochettino le prendo, possono essere utili in effetti. Anzi, in effetti sono molto utili le stelline. Perché danno tutti gli effetti delle spade, così non mi devo tenere le spade nell'inventario, ma uso direttamente queste per rallentare tutto il nemico. Ci sta come tattica. Ok, le ho raccattate tutte. Non mi rimane che aprire gli ultimi due... No, no, vabbè, arco e frecce lo prendo volentieri comunque, però questo no, un altro arco con delle frecce. Vabbè, vediamo, vediamo. Dai che ce l'ho fatta. Ok, cosa mi ha dato? Mi ha dato uno smeraldo, c'è tutto sto casino per uno smeraldo, vabbè. E ho finito le mie scarpette, no, in verità me le ho levate e basta. Però, io praticamente ho 7 livelli, quindi se dovessi uccidere... Ok, perfetto, una mucca sola. Potrei andare a incantarmi le scarpettine con quell'incantamento bellissimo. L'anvil sta qui, quindi sbam, 17 ora, zio. Perché costa così tanto? Ragazzi, non ci credo. Costa molto di più di prima. Probabilmente perché ho consumato gli utilizzi e prima erano nuove. Ah, che fatica la vita, che fatica. Vabbè, niente. Torniamo alla base e vediamo un pochettino cosa si può fare stavolta. Tranne qui che magari... Sbam, un'altra pozione. Questo è ciò che mi tengo per questa volta. La spada con fortuna perché può farmi spawnare i cani che sono utilissimi. La spada da 16 di danno. Ho levato le due spade che danno pozione e Wither Effect perché effettivamente ho le stelline che lancio che praticamente danno sia Wither che pozione. Infatti c'è Poison e Wither. Tra l'altro ho pure quelle esplosive. Quelle che ghiacciano, quelle che fanno semplicemente danno e quelle che infiammano il nemico. Poi, due pozioni, di quelle potentissime che mi danno attack damage strapotente, arco e frecce. Intanto andiamo a far spawnare la struttura che come al solito il link lo trovate in descrizione. Per questo episodio ragazzi andremo a sconfiggere il boss Zucca. Che in tema Halloween, dai. Per prendere gli item e farlo spawnare, bisogna cliccare qui. Andrà a sostituire i primi 4 slot nell'inventario con gli oggetti. Quindi, se voi avete una cosa preziosissima, levatela. Perché sennò ve la va a sostituire, appunto, e la perdete per sempre. E poi andiamo a fare l'altare. Comunque, per l'altare, bisogna semplicemente mettere, appunto, il blocco di coal qui. Le zucche intorno che guardano verso l'esterno. Questi nether brick slab, così messi agli angoli. E poi ci si prepara l'inventario, ovviamente, per combattere. Io intanto mi sistemo un pochettino le cose che interessano a me. Ok, così sembrerebbe andare bene. Oh cazzo, ne ho tirato uno. Ho fatto una cazzata. No, 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 non è una cazzata. Cioè, sì, è una cazzata. Però tutto sommato forse la zucca la conta ancora come buona. Vediamo. No.
Perché devo fare queste cose? Cioè, seriamente ora la zucca non va più bene? No, gioco, ti supplico, gioco. Ok, io ragazzi ci provo lo stesso, cioè non lo so. Ho fatto un po' una cazzata, però vediamo se funziona. E... Ok, sì, perfetto, va lo stesso. Quindi bevo la mia bellissima pozione e siamo pronti per cominciare. Quanti cavolo di cuori mi ha dato? Assurdo. Comunque ragazzi, questo boss qui dovrebbe in teoria uccidermi stra easy. Per fortuna io comunque sono messo stra bene. Ok, mi dà pure Wither, perfetto. Per fortuna sono messo stra bene e quindi tutto sommato ho buone possibilità di farcela. Però se lui mi dà Wither la mia vita non si rigenera. Cani, vi prego, spawnate, spawnate ora. No, non uno, non volevo farne spawnare uno per poi ucciderlo subito così. No ragazzi, ok, cerchiamo di eliminare prima questi cosettini qui. Perfetto, ce l'ho fatto, i cani sono spawnati. Ma ho lanciato un creeper praticamente, ho notato. Allora, facciamo le cose tattiche. Prima di tutto rallentiamo il nemico, così dovrei averlo rallentato. Poi cerchiamo di eliminare questi cosettini qui usando questa spada qua, che magari se mi va bene fa anche spawnare i cani. Ok, sta scappando lui dai cani, perfetto, sta scappando. Ragazzi, io non riesco a vedere quanta vita ho, è un problema gravissimo questo. Posso avvelenarli? Sì, ok. No, ha fatto spawnare i cosi. E mo? Come faccio? No, 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 mi sta facendo molto male. Allora, io mi ci avvicino a scatti, così. Dio mio. E no, devo prendere un'altra pozione, mi sa. Vediamo. I cani, come al solito, non spawnano mai quando ce n'è bisogno, eh. E il boss dove è finito, però? Eccolo lì. Rallentiamolo, che lui mi sembra quello più pericoloso. Di pozioni. Ah no, cavolo, non mi sono rimaste pochissime. Queste qui danno fuoco, in teoria. Proviamo a usarle. No, nell'acqua no, nell'acqua no. Ok, ci sono nati tutti nell'acqua, perfetto proprio. Ma che trash. Ma che trash. Spero non mi... No, ok, mi sono accecato io, ragazzi, assurdo. Assurdo. E non ho vita. Ecco, e io intendo questo con non è molto facile il boss. Che mo mi va male e mi uccidono anche. Io volendo potrei bere l'altra pozione, però poi dopo questa non c'è rimasto più nulla. Ok, perfetto. Se i cani spawnano, ho possibilità di farcela. Dai, 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 dai. Ok, altri cani. No, ragazzi, ne sta facendo spawnare troppi. Niente, pozione, pozione necessaria qua. Uzziu! Non mi si rigenera la vita comunque. Vabbè, devo usare questa spada per forza, che perlomeno li sciotto. Ragazzi, guardate! Guardate, ne ha fatti spawnare troppi! Sono troppi! Ma se ne rendono conto che sono troppi? Aio! Aio! Ok, l'ho ucciso! L'ho ucciso, ragazzi! Ce l'ho fatta! Ora, devo soltanto cercare di fare una cosa tattica. Ovvero uccidere gli ultimi senza farmi uccidere. Non so se ce la faccio. Ok, uno in meno. No, questo è andato troppo in alto. Aio, aio, fa malissimo. Acqua, acqua, acqua. Ok. Beh, ne è rimasto uno. Se non vola... No, aio. Come faccio? Rilancio le stelline. Ok, non funziona. Oh, ho l'arco, ho l'arco. Ah, è morto, è morto. Poteva anche andare peggio, dai. Rischiata. Ed ero OP. E l'abbiamo comunque rischiata. Detto questo, quando succede il boss, ci viene dato quest'altare. Noi si sale su quest'altare. C'è un'accetta. E ci viene data l'accetta. Come avete visto, come ho preso l'accetta, ci ho subito avuto una speed assurda. Tra l'altro, insieme alla speed mi si sono aggiunti proprio dei cuori extra. Ma per farvelo vedere meglio, in effetti, forse, dovrei prendere un secchiello. Ok, beviamo quindi questo secchiellino qui di latte. E vediamo un attimo che incantamenti ci vengono dati. Allora, purtroppo sulla sinistra non si vedono gli incantamenti. Però, come si può vedere, ho 10 cuori extra e 10 sono tantissimi. Ho una speed assurda e mi viene data da quella lì. Cioè, guardate, sono così normale, così corro normalmente e così con questa speed assurda. Tanto un cane di merda che abbaia. Comunque, vabbè, drop veramente figo. A livello di danno, non so se ha sharpness 1 o 2. Comunque, il danno che fa è abbastanza standard. Non è che va a shottare i nemici. Ecco, quindi, se è leggermente potenziato. Di danno veramente di poco. E comunque un'ottima arma. Detto questo, ragazzi, spero che questo speciale di Halloween vi sia piaciuto. E quindi, ciao a tutti.